I passi che sono stati fatti con le forze che abbiamo sono stati diversi in questi ultimi anni. Abbiamo ovviamente cercato di utilizzare tutti i nostri strumenti per mantenere viva l'attenzione su questo progetto da parte sia nella cittadinanza, sia nel mondo delle associazioni, sia con le istituzioni. Arrivando per esempio nel gennaio dell'anno scorso ad avere una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale che impegnava l'assessore alla sanità Saccardi, l'assessore regionale della Toscana alla sanità, ad aprire un tavolo di confronto su questo progetto. A distanza di più di un anno ancora l'assessora sostanzialmente rimpalla le sue responsabilità con l'INAIL, appunto, che è proprietaria del terreno, e sostanzialmente si nega ad aprire un tavolo di confronto, cioè non a realizzare, aprire almeno un tavolo di confronto. Abbiamo realizzato un convegno a settembre, venne anche Pier Giorgio Duca a darci il suo sostegno e il suo contributo. Continuiamo coinvolgendo altre associazioni. Negli ultimi mesi sono state coinvolte in questo progetto alcune altre associazioni, oltre a Medicina Democratica, che già lo seguiva, e l'Associazione Toscana Paraplegici, che appunto era stata anch'essa nell'82 una delle associazioni create da Gabriella. Si sono coinvolte l'AISLA, che è un'associazione sulla sclerosi multipla, ha dato il suo sostegno al progetto con un ordine del giorno, la consulta sull'handicap del Comune di Firenze, così come hanno manifestato interesse gli operatori del settore che operano in questa associazione che si chiama Auxilium, che raccoglie oltre 100 operatori, infermieri e quindi che sarebbero qualificati e sarebbero anche disponibili a prestare il loro servizio in un progetto come questo, perché richiederebbe non soltanto appunto una realizzazione fisica, ma poi tutta una gestione anche con operatori altamente specializzati. Nonostante questi, ha dato il sostegno anche il Comitato Paralimpico nazionale, venne anche al convegno del 25 settembre. Così come abbiamo usato forme creative, diciamo così, per mantenere viva l'attenzione sul progetto di Casa Gabriella, ci sono già stati due spettacoli teatrali e l'8 maggio alla Biennale di Venezia dell'architettura, che quest'anno è sulla disabilità, verrà rappresentato un altro spettacolo sulla vita di Gabriella Bertini e sul progetto di Casa Gabriella. Quindi cerchiamo veramente di tentare tutte le strade istituzionali col mondo associativo e anche appunto quelle più creative per mantenere viva l'attenzione, ma le istituzioni si negano. C'è un rimpallo sostanzialmente tra Regione Toscana, che noi vorremmo coinvolgere per realizzare il progetto, perché vorremmo che il progetto comunque fosse pubblico, e INAIL, che tra l'altro sarebbe anche istituto titolato a occuparsi di disabilità e di lesioni midollari, perché ci sono nuove forme di lesioni midollari nelle persone anziane, eccetera, ma ci sono anche tante forme di lesioni midollari che si hanno a causa degli incidenti sul lavoro. Quindi avrebbe assolutamente titolo INAIL, in teoria, di occuparsi di un progetto come questo. Il nostro timore, lo dico francamente, è che in realtà in questo luogo, che è a Careggi, è accanto all'unità spinale, quindi accanto al CTO, al centro traumatologico, e ha questo spazio verde, eccetera, sia invece oggetto di possibili speculazioni edilizie e fondiarie che avrebbero ovviamente come destinatari pochi ricchi anziché il bene collettivo, in questo caso delle persone con disabilità. Quindi siamo un po' in un momento d'impasse, perché appunto stiamo cercando di coinvolgere altre associazioni, ma non abbiamo risposte dalle associazioni. Chi già riceve alcune mail molto aggiornate sa appunto di questo continuo scaricabarile che avviene tra INAIL e Regione Toscana, però non riteniamo sia presto ancora per arrenderci, proprio perché appunto anche quando Gabriella ha iniziato nel 71 a volere l'unità spinale, così come oggi, è stata creata nel 96, cioè ci ha messo 25 anni per averla.
erano altri tempi, c'erano altre forme di lotta, sicuramente il mondo era diverso da quello che è adesso, però è ancora presto per arrenderci e chiediamo ovviamente a Medicina Democratica di continuare a sostenere questo progetto come ha fatto fino adesso. Sì. Allora... Gino Carpentiero, che tutti conoscete, sta arrivando, porterà sia i libri che l'appello, perché ancora i libri sono stati finanziati da Medicina Democratica, tutti i soci che ricevono la rivista l'hanno ricevuta anche come supplemento, però se qualcuno non l'avesse ancora preso, più tardi lo può prendere. Va bene, allora cerchiamo di recuperare qualche intervento di ieri, però allo stesso tempo seguiamo la scaletta della giornata di oggi. E quindi c'è Vittoria Agnoletto che ci parla dell'articolo 32 della Costituzione. Non so se c'è le slide. Informazione logistica, in particolare per chi non c'era ieri, quando interrompiamo intorno alle 13.30 c'è un catering nel cortile all'entrata vicino dove c'è il bar dell'OPG, per cui siete ovviamente tutti invitati, se poi ci date anche una piccola sottoscrizione, tanto di ringraziamento. Allora, cominciamo con la prima. Allora, buongiorno a tutti. L'articolo 32 della Costituzione lo conoscete tutti assolutamente, molti prima di me, e quindi è assolutamente inutile parlare dell'articolo 32. Partiamo dall'articolo 32 per parlare della questione relativamente alla privatizzazione, perché credo che uno dei temi fondamentali che abbiamo di fronte oggi è la privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, io ho organizzato così questa comunicazione, una prima parte che chi sta a Milano già conosce su alcuni scenari internazionali, per cercare di dare chiara l'idea che i meccanismi della privatizzazione sanitaria sono meccanismi che stanno avanzando in tutto il mondo e siamo dentro un disegno globale che punta a far diventare la salute una merce come qualunque altra merce. E poi la seconda parte della comunicazione, molto brevemente, illustrerò quello che sta avvenendo oggi in Lombardia come privatizzazione del servizio sanitario regionale, che ritengo sia la punta del diamante, purtroppo, di quello che avverrà poi in Italia se non riusciamo a fermarla in Lombardia. Vediamo la prima diapositiva, sono in inglese le diapositive, però sono in inglese anche molto semplice. Mi è sembrato corretto partire dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, perché tutte le nazioni, tutti i paesi che hanno sottoscritto questa Convenzione internazionale si sono contemporaneamente impegnate a rispettare e a non modificare e a rispettare i diritti che sono contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quindi c'è un vincolo che tutti i governi che hanno sottoscritto queste due dichiarazioni internazionali dovrebbero avere, che noi dobbiamo utilizzare quando abbiamo da attivare un confronto con le istituzioni. Vediamo la prossima. Ecco, quello che invece sta accadendo, questo giusto per dare un quadro dello scenario, è che dagli anni Ottanta prima comincia il meccanismo della salute come merce. I due grandi protagonisti a livello mondiale sul piano politico sono Reagan e la Thatcher, che inseriscono la salute totalmente nel mercato, e poi abbiamo il ruolo della Banca Mondiale. La Banca Mondiale, che
da un lato si affianca al Fondo Monetario Internazionale, che l'abbiamo denunciato tante volte negli anni Ottanta, punta a distruggere, e è riuscito in gran parte a distruggere, i servizi sanitari nazionali di base che erano stati costruiti dopo la decolonizzazione in Africa, e quindi il taglio dei servizi. E dall'altra parte, agendo sui meccanismi di gestione del debito, arriva oggi anche a distruggere o a contribuire a distruggere i servizi sanitari che sono stati costruiti nella seconda metà del Novecento nei paesi occidentali. Quello che negli anni Ottanta si è realizzato in Africa l'abbiamo visto in questi ultimi anni realizzarsi anche in Europa. Pensiamo alla gestione del debito in Grecia, in Portogallo, in parte in Spagna, i vincoli all'Italia hanno tutti una grande ricaduta sulla questione sanitaria. Vediamo la prossima. Allora, questa è una cosa abbastanza interessante, che ci aiuta proprio a capire quello che sta avvenendo a livello globale. A un certo punto WikiLeaks ha pubblicato alcuni estratti di quello che una quarantina di paesi, compresi tutti i paesi dell'Unione Europea, stanno discutendo in modo riservato, che è l'accordo TESA, è l'accordo commerciale sui servizi. È il business più grosso che oggi esiste al mondo, e dentro questo accordo commerciale la sanità ha il peso preponderante. Uno degli estratti pubblicati da WikiLeaks dice semplicemente questo, che la salute il mercato della salute è valutato centinaia di miliardi di dollari e può diventare ancora più grande a una condizione, dicono i grandi fondi finanziari, e cioè che faccia un passo indietro lo Stato, le agenzie del welfare, e addirittura dicono in un altro passaggio il ruolo che le chiese svolgono dentro questi servizi. Cioè, se lo Stato, le associazioni, la chiesa fanno un passo indietro, tutta la salute, tutto il welfare, quindi il sistema socio-assistenziale, diventa mercato, e allora lì il business aumenta molto di più. Questo è lo scontro che c'è dietro. Io ho avuto l'opportunità di partecipare un mese e mezzo fa a Manila all'incontro della società civile che contestava gli incontri Stati Europa e Asia. Gli scenari sono assolutamente le stesse. La cosa incredibile è che ritroviamo poi dietro i meccanismi di privatizzazione gli stessi identici fondi finanziari che incontriamo in Italia e in Europa. Andiamo avanti. Allora, questa la conosciamo a memoria, è la definizione dell'OMS, che è ancora quella che noi prendiamo come punto di riferimento. Andiamo avanti. La Costituzione, l'articolo 32 è stato già trattato molto, a me interessa in questo momento, e quindi non lo ripeto, concentrarmi sull'articolo 3, perché io credo che l'articolo 3 sia la parte totalmente complementare dell'articolo 32 ed è uno degli aspetti su cui ogni volta nei fatti c'è lo scontro, quando le forze politiche della destra non solo vogliono cambiare la Costituzione, il concetto di fondo che vogliono cambiare è l'articolo 3. Perché l'articolo 3 dice che è dovere della Repubblica, e cioè dello Stato, la seconda parte dell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli di tipo economico e sociale che liberano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e la possibilità dei cittadini di vivere i diritti previsti dalla Costituzione, cioè di renderli immateriali quei diritti. E l'articolo 3 quindi non fa sì che lo Stato non svolga il ruolo di arbitro, ma sia soggetto attivo che interviene dentro i conflitti sociali, avendo come obiettivo la tutela e la possibilità che si realizzino concretamente i diritti previsti soprattutto nella prima parte della Costituzione. È questo che noi ci dobbiamo rifare quando chiediamo, abbiamo sentito la relazione precedente, un intervento operativo dello Stato in difesa dei diritti. Andiamo avanti, vediamo la prossima. Questa la uso sempre perché ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Questa è una diapositiva che viene fatta dalla Banca Svizzera, quindi non è una diapositiva di Medicina Democratica o di qualche movimento alternativo e antagonista, che ci dice che l'8,2% della popolazione mondiale possiede l'85-86% della ricchezza. Ma questo lo dicono in tanti, quello di cui nessuno parla, e che credo che per MD debba essere invece il punto di riferimento fondamentale, è quello che c'è sotto.
che il 73,2% della popolazione mondiale possiede il 2,4% della ricchezza del pianeta. E mentre si restringe sempre più la piramide, diventa sempre minore il numero di persone che possiede una ricchezza spropositata, sparisce praticamente la parte intermedia, si riduce e aumenta in modo impressionante la base della piramide, cioè quella quantità enorme di popolazione che vive in una grandissima condizione di povertà. Andiamo oltre. E qual è la ricaduta della povertà? Una delle ricadute della povertà è sulla condizione di salute. È stato detto incessantemente ieri come non si può parlare di salute se non si parla della condizione sociale, della condizione abitativa e della condizione di lavoro. Questo lo conoscete probabilmente tutti, immagino, è l'effetto Glasgow, pubblicato da ricercatori inglesi. Che cosa hanno preso? Hanno preso due zone di Glasgow che distano 10 km l'una dall'altra, Leeds e Kelton, e sono andati ad analizzare nel 2010, non due secoli fa, nel 2010, qual è la diversità di aspettativa di vita tra due quartieri della stessa città. 28 anni di differenza. A Kelton è un quartiere povero, ex quartiere operaio, Leeds è un quartiere ricco in collina, la differenza sono 28. Un bambino quando nasce, da una parte potenzialmente vivrà 54 anni, dagli altri 82. L'Istituto Mario Negri ha fatto una ricerca di questo tipo su Milano, non emerge un delta così forte, però tra le zone più povere e le zone più ricche c'è una differenza di alcuni anni nell'attesa di vita. Andiamo oltre. Allora, prima cosa, crolla totalmente la prevenzione, perché la prevenzione non fa business, non lavori su strutture, non lavori su finanziamenti privati, crolla a livello internazionale, crolla a livello locale e crolla anche per evidenti interessi, pensiamo al ruolo dell'industria del tabacco. Quindi la privatizzazione come prima operazione cancella totalmente la prevenzione, non interessa. Se la salute è un business e la malattia è un business, bisogna lasciare che le persone vadano verso la malattia, perché su quello costruisci profitto e costruisci industria. Andiamo oltre. Allora, questo qui è l'aumento del finanziamento pubblico dal 2009 al 2015 relativamente alla salute. Guardate lì la freccia, la vedete? Ecco, quella lì è l'Italia. Cioè una situazione. E guardate la Grecia, grazie all'intervento del Fondo Monetario Internazionale, in che condizioni è stata ridotta. Andiamo oltre. Ecco, questo a mio parere ci fa ragionare molto. Allora, l'azzurro è la spesa pubblica, il giallo e il rosso è la spesa privata, diretta o indiretta, comunque spesa privata. Qui possiamo vedere, primo, che gli Stati Uniti, nonostante sappiamo tutti il disastro della loro assistenza sanitaria, sono il paese dove per persona, ovviamente non corrisponde così perché la divisione non è omogenea tra la popolazione, no? È un dato indicativo, no? Che ci dice se la spesa sanitaria fosse divisa per la popolazione statunitense, gli Stati Uniti sono quelli che spendono di più. Spendono di più, hanno un sistema sanitario che è totalmente un disastro e gran parte della spesa è privata, vedete il giallo e il rosso. L'Italia, vedete che la spesa sanitaria privata è ad oggi arrivata a essere circa 38 miliardi, circa un quarto, un terzo circa della spesa sanitaria pubblica, cioè 33, equivale su 100 il 25% della spesa è spesa sanitaria privata, cioè fatta direttamente dalla popolazione, diretta o indiretta. Andiamo oltre, vediamo la prossima, vediamo. Allora, l'altro aspetto interessante è quello di privatizzazione, quello che sta avvenendo sui farmaci. Lì il meccanismo più che è stata privatizzata tutta l'industria farmaceutica, non era così. Anni 60-70 non era tutta privatizzata, non dobbiamo ricordarcelo questo. La privatizzazione dell'industria farmaceutica, intrecciata agli accordi sulla proprietà intellettuale che garantiscono per 20 anni i brevetti ai farmaci, porta il fatto che tutto è orientato al mercato, ci sono milioni di persone che non possono utilizzare i farmaci, ma la cosa nuova è che quelle persone che non possono utilizzare i farmaci per la prima volta sono anche in Europa e sono in Europa occidentale. Vediamo la prossima. Il punto fondamentale, l'abbiamo già detto, è il brevetto.
una multinazionale quando produce un farmaco per 20 anni è l'unica che lo può produrre. Poi c'è il fenomeno evergreen, cioè arrivati ai 20 anni che stanno per scadere, cambiano qualche piccolo meccanismo all'interno del farmaco e possono andare avanti ad avere la produzione monopolistica per altri, per esempio, 5 anni. Vediamo la prossima. Ecco, questa la probabilmente conoscete tutti, questa è la vicenda del Sofosbuvir. L'ho preso come esempio, ci sarebbero tanti altri farmaci di cui si può parlare. Il Sofosbuvir, il prezzo $84,000 negli Stati Uniti, $53,000 in Inghilterra, $45,000 in Canada, $483 in India. In Italia, quando è andato sul mercato, costava oltre 60.000 euro. Il Sofosbuvir è stato prodotto da una piccola startup americana su fondi pubblici finanziati da università pubbliche americane. Il farmaco è stato poi comprato dalla Gilead, dalla startup, la Gilead l'ha prodotto, l'ha messo sul mercato e la prossima diapositiva ci fa vedere che cosa è successo. Questi sono la crescita dei profitti della Gilead da quando ha messo sul mercato il Sofosbuvir. E per la prima volta in Italia e non solo si è stabilito che non tutti quelli che hanno una necessità, parliamo di persone con epatite C che in Italia sono stimate sopra le 800.000 persone dall'OMS, siamo uno dei paesi che ha più epatite C, che ha una maggior diffusione dell'epatite C, per la prima volta c'è il numero chiuso. Prima hanno stabilito che può curarsi solo chi è in fase avanzata, come dire devi ammalarti ancora di più per essere curato, adesso hanno allargato i parametri dove si può curare una persona, ma non hanno allargato il numero. Siamo, guardavo ieri mattina, 115.000 le persone che possono curarsi, che hanno accesso al farmaco, e da qui viaggi della speranza in India, eccetera. E si andrà avanti sempre peggio, perché stanno uscendo in queste settimane, alcuni sono già usciti, nuovi farmaci oncologici, 100.000 euro a terapia, è evidente che saranno a numero assolutamente chiuso. Andiamo avanti? Questa è una cosa molto importante pubblicata su British Medical Journal, cioè non è vero più in questa epoca che ogni progresso scientifico in ambito sanitario automaticamente produce un aumento di benessere, perché se il progresso scientifico nella scoperta dei farmaci non produce una disponibilità del farmaco per la popolazione, ottiene il risultato opposto paradossalmente, una vittoria vuota, ma che va invece a differenziare il sistema sanitario tra quelli che possono utilizzare quel farmaco e quelli che non possono utilizzarlo. Andiamo avanti. Questo è quello che ha detto uno degli uomini più ricchi del mondo, che gestisce questa mega multinazionale, e purtroppo è la verità, c'è stata una guerra di classe, negli ultimi 20 anni loro hanno vinto e hanno realizzato questo. Allora, questo è lo scenario dentro il quale siamo. Ancora pochissimi minuti per due spot, due cose che poi potremo trattare più avanti. Primo, dentro questo quadro qui abbiamo accennato alla privatizzazione dei servizi sanitari e abbiamo accennato ai farmaci. C'è un terzo elemento che si sta diffondendo a macchia d'olio, che è l'inserimento delle assicurazioni private dentro i contratti collettivi nazionali. Abbiamo già visto, era la striscia gialla quella delle assicurazioni private, cioè il meccanismo out of pocket, cioè la privatizzazione per via indiretta. Prima era una scelta degli individui, adesso da un anno e mezzo è inserita nei contratti collettivi nazionali. Purtroppo ha cominciato la FIOM col contratto dei metalmeccanici, hanno seguito i ferrovieri, hanno seguito le poste e via via altri settori. Vuol dire che automaticamente si spostano milioni di lavoratori con le loro famiglie dal servizio sanitario alle assicurazioni. E quelle assicurazioni, le abbiamo analizzate attentamente, non sono integrative, perché quello che forniscono sono servizi che coprono e si sovrappongono al servizio sanitario nazionale. E per di più, ci spieghiamo un lavoratore, se tu devi andare a farti curare, che cosa ti dice per esempio l'assicurazione dei metalmeccanici? Puoi andare dovunque, noi paghiamo. Se vai però nella struttura del servizio sanitario pubblico, tu paghi il ticket, ti fai curare, poi noi nel giro di 3 mesi ti rimborsiamo.
Se vai direttamente nel privato non sborsi niente, perché l'assicurazione si mette d'accordo direttamente con la struttura privata. È ovvio che spingi la gente verso il privato. Allora, io credo, e qui non è una posizione ideologica, è concreta, che la CGIL abbia una responsabilità enorme, se va avanti su questo passo, ha la responsabilità storica di dare il colpo più forte alla destrutturazione del servizio sanitario, perché le altre sono scelte individuali. Qui si spostano milioni e milioni di persone. Credo che come Medicina Democratica dobbiamo chiedere un incontro alla segreteria della CGIL a dire ragionate su questo. A me è stato spiegato che è stato fatto perché dentro una firma di un contratto, non avendo ottenuto niente sulla parte economica, avevano almeno ottenuto un servizio per i loro iscritti. Ma se questo servizio per gli iscritti distrugge il servizio sanitario, è una follia. Ultimo punto, quadro internazionale, alcuni flash nazionali, cosa avviene in Lombardia? La sintetizzo, quello che io racconto è il frutto di una lotta che ormai va avanti esattamente da un anno, abbiamo cominciato aprile dell'anno scorso, condotta insieme dalla trasmissione 37.2 di Radio Popolare, che è quella che insieme a Alessandro Braghi, giornalista, gestisco ogni giovedì mattina, che in Lombardia speriamo di riuscire ad allargarla ad altre città con degli accordi con delle radio, si sta ragionando su Torino, Firenze, Bologna e Venezia come possibilità di allargarla, e quindi 37.2 la trasmissione Medicina Democratica. Devo dire, abbiamo superato le 100 assemblee, siamo credo a oltre 200 assemblee fatte in tutti i possibili paesini con Fulvio, Elisabeth, Antonio, Maurizio eccetera, che giriamo come matti su questo, con l'aiuto di Albarosa che è un medico e altri. E qual è il punto fondamentale? Lo sintetizzo, ma vi chiedo la massima attenzione, perché quello che abbiamo capito dalle dichiarazioni della Lorenzini e dalle dichiarazioni di Forza Italia, hanno in testa di far diventare questo sistema, se sfonda in Lombardia, un sistema per tutta Italia. Provo a semplificarlo al massimo. Regione Lombardia, bilancio 26 miliardi. 18 miliardi e 300 milioni bilancio sulla sanità, 70% di questo, 14 miliardi destinati ai malati cronici. I malati cronici in Lombardia sono considerati 3 milioni e 350 mila, cioè un cittadino su tre malato cronico. La regione Lombardia che cosa fa? Ha individuato 65 patologie divise in tre livelli e dice: d'ora in poi non rimborseremo più le prestazioni che il cittadino con malattie croniche va a fare. Ma noi stabiliamo per ogni patologia quanto questa patologia può costare per il trattamento di un anno. Hai l'ipertensione? Stabiliamo 10.000 euro. Hai il diabete? Stabiliamo 20.000 euro. Hai l'Alzheimer? 30.000. Le cifre le ho inventate perché non le hanno ancora stabilite. Chiediamo ai cittadini di affidare le loro patologie croniche a un gestore, che nel 70% sono società private controllate da fondi finanziari, società assicurative. Questa società gestisce per quel cittadino solo quelle patologie croniche. Facciamo che siete tutti malati cronici, io facciamo che sono una grande società finanziaria, facciamo Medicina Democratica, grande società finanziaria. Vi recluto tutti, lui c'ha l'Alzheimer, tu c'hai l'ipertensione, lui ha tutti e tre, l'Alzheimer e l'ipertensione, quindi mi vale molto di più. Vi recluto come fa la compagnia telefonica, poi vado dal grande assessore regionale, eccolo qui che è lui, gli porto la lista, io vi ho coinvolto, facciamo che siamo 2000, lui per ogni patologia che io gli porto certificata vostra, lui mi dà dei soldi, quindi lui mi vale moltissimo perché c'ha tre patologie, e mi dà i soldi, e da quel momento lui esce di scena perché ha staccato l'assegno, e io gestisco le vostre patologie. Ora, se mi dà 10.000 per la tua ipertensione, mica ci ho scritto Giocondo io, se faccio questo è perché voglio guadagnare, e quindi ne spenderò 7-8.000, gli altri li tengo io, cioè li do alla regione che me li restituisce perché sono stato bravo e ho risparmiato, quindi il giro è questo e rimangono a me. Dopodiché, con mille problemi, lui che ha scelto me come gestore non può più andare, articolo 32 della Costituzione 833, riforma sanitaria del 78, in qualunque servizio sanitario nazionale, in qualunque servizio che è convenzionato con la struttura pubblica. No! Nel momento in cui lui ha scelto me come gestore, può andare solo in quella struttura sanitaria che dipende da me come gestore, o se io non ho strutture sanitarie perché sono un'assicurazione, con quella struttura con cui mi sono convenzionato. Per cui se io mi sono convenzionato solo con il gemelli, no, facciamo Milano, col policlinico, lui può andare solo col policlinico, se prima era seguito a Monza da San Gerardo, ni guarda, sono fatti suoi.
Chiaro, quindi saltano tutti i diritti, salta l'833, salta l'articolo 32, l'articolo 3, salta completamente tutto. In più hanno stabilito che avendo scelto me come gestore può fare solo i farmaci, solo le terapie e solo i protocolli e solo gli esami che la regione ha inserito per ogni patologia del set, per cui siamo alla follia che se lui ha l'ipertensione, è folle, adesso non mi sto a spiegare perché hanno fatto questa cosa, ma è una questione di profitto, può fare, tu puoi fare la mammografia se hai l'ipertensione, ma non puoi fare l'holter, non puoi fare il controllo 24 ore sulla pressione, eccetera. E non gliene può più prescrivere il suo medico curante, perché lui per l'ipertensione non c'entra nulla col medico curante, gliene può prescrivere solo unicamente il gestore, ma che non gliele può prescrivere perché non sono nel set, quindi se le deve fare privatamente. Allora, questa cosa qua è chiaro che se la realizzano in Lombardia, il secondo passaggio sarà per tutti i cittadini della Lombardia, perché non può coesistere un terzo università e non Modena, è la riforma Thatcher in Inghilterra fatta 20 anni dopo, quella contro cui c'è il verissimo film di Ken Loach, no? Che spiega le porcherie che avvengono in Inghilterra. E se sfondano in Lombardia, che ha un sesto della popolazione nazionale, viene realizzata immediatamente in tutta Italia. Medicina Democratica, oltre a fare tutto sto lavoro pazzesco di dibattiti eccetera, insieme ha fatto una denuncia per un ricorso per anticostituzionalità al TAR. Il TAR deciderà il 28 di novembre. Hanno fatto un ricorso anche 4 sindacati medici, quindi dovrà decidere sulla costituzionalità o meno. Abbiamo mandato le lettere ai medici della Lombardia a Milano, perché, allora, dimenticavo una cosa: il medico può aderire o no a questa operazione e il cittadino con malattia cronica può aderire o no, non è obbligatorio in questa prima fase. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario: 76% dei medici di città metropolitana di Milano non hanno aderito e 56% dei medici lombardi non hanno aderito. Adesso stanno reclutando i 3 milioni e 300 mila di cittadini in tutti i modi, danno un emolumento al medico, cioè 10 euro al medico che gli inserisce dentro questo percorso, eccetera eccetera. Dobbiamo vedere quanti aderiscono, noi siamo impegnati a fare una campagna per far sì che l'adesione sia bassissima. Se l'adesione è bassa, salta, ma dagli interessi economici che ci sono dietro è difficile. È stato scoperto davvero che un fondo finanziario che gestisce uno di questi gestori ha i soldi negli Emirati Arabi, anzi ci ha scritto dicendo li avevamo negli Emirati Arabi, adesso li abbiamo spostati in Sudafrica per questioni di tasse, ci conviene. Cioè siamo a questo punto. Il disastro, per cui mi fa pensare, chiudo con questo, che il ruolo di Medicina Democratica deve essere fondamentale nei prossimi anni, bisogna fare un salto proprio per diventare i protagonisti nazionali della battaglia contro la privatizzazione della sanità, perché quello che noi abbiamo sperimentato in Lombardia, che non c'è stato, non dico una forza politica presente in consiglio regionale, ma un consigliere, noi non abbiamo la sinistra come l'avete in Toscana, non c'è la lista e siamo fuori dalla regione come sinistra, ma uno che fosse del PD, che fosse dei 5 Stelle, che fosse quello uscito del PD per andare nell'MDP, uno che abbia sollevato un problema. Se noi non scoprivamo questa cosa in trasmissione, se Medicina Democratica non la prendeva in mano, non ne parlava nessuno, altro che ricorsi eccetera eccetera. Quindi abbiamo un sistema politico omogeneo su questo meccanismo della privatizzazione. Se noi ci ritiriamo, non abbiamo le forze, lo realizzano. Se noi andiamo avanti, la possibilità di bloccarlo c'è, perché c'è il tallone d'Achille. Per farlo funzionare questo meccanismo deve avere una forte adesione, perché è complicatissimo. Se noi otteniamo che la maggioranza dei cittadini coinvolti non aderiscono, e se non aderiscono il diritto ad andare avanti a essere curati dai loro medici di base e dagli specialisti così come finora, sono obbligati a fermarlo. Se invece la maggioranza dei cittadini coinvolti dà l'adesione, io temo che poi lo scontro diventerà assolutamente nazionale. Grazie. Grazie a Vittorio Agnoletto, che come sempre ci dà delle analisi importanti e purtroppo anche delle prospettive, ci pongono grossi problemi pure di strategia rispetto all'offensiva che stiamo subendo sul sistema sanitario pubblico. Adesso recuperiamo una relazione di ieri, che è quella sui vaccini, doveva venire Dario Medico, che però purtroppo ha avuto dei problemi, e la fa al suo posto Maurizio Loschi e quindi poi Laura Mara e Gaia Bozza. No,
di spesa. Allora, Dario Miedico si scusa per non aver potuto partecipare a questo congresso, però avevamo ragionato prima sui contenuti del suo intervento e mi ha chiesto di illustrarli alla sala ugualmente. Allora, il titolo del suo intervento era i vaccini dopo la conversione in legge del decreto Lorenzin, cioè lo stato dell'arte attualmente. Una piccola premessa: in realtà l'avvertenza era nata ancora prima del decreto della ministra Lorenzin, in quanto alcune regioni in Italia avevano fatto da apripista nel produrre delle leggi regionali che avevano contenuti analoghi, anche se si limitavano a un minor numero di vaccinazioni, perché già introducevano il concetto che i bambini non vaccinati non avrebbero potuto accedere ai servizi per l'infanzia, ai nidi e alle scuole materne. È un po' il ragionamento che illustrava poco fa Vittorio Agnoletto, dove dice: si creano delle situazioni pilota che se passano poi fanno da apripista per legislazioni di questo tipo a livello nazionale. Ora, questa realtà ha cominciato a trovare notevole opposizione e per cui il ministro ha deciso di tagliare la tasca al toro e introdurre con quel decreto, successivamente convertito in legge, una vaccinazione per 10 vaccini e con una serie di norme restrittive, per cui sanzioni per le famiglie che non avessero ottemperato e comunque l'impossibilità di utilizzare il servizio, come si diceva, per i bambini al di sotto dei 6 anni dei nidi e delle scuole materne. Ora, con questo decreto e ancora prima con quelli regionali, si è avviata nello stesso tempo una enorme mobilitazione da parte delle famiglie che hanno innescato un percorso di reazione rispetto a questi decreti, sia regionali che nazionale. E lo stesso dottor Miedico, coinvolto proprio per il suo passato, nell'arco di pochi mesi ha tenuto più di un centinaio di conferenze, perché lo hanno chiamato da tutte le parti a illustrare il suo punto di vista e a fornire alle famiglie argomentazioni solide e anche tecnico-scientifiche per poter reagire e per poter a loro volta parlare con le altre persone e spiegare il perché fossero contrari all'obbligo di vaccinazione. Ora, la strategia da parte del governo e delle altre istituzioni è stata veramente pessima, cioè una strategia basata sul rifiuto di confrontarsi su qualunque tipo di argomento, la strategia di denigrare chiunque avesse qualunque tipo di obiezione da fare rispetto all'obbligo e alla pratica vaccinale così come viene portata avanti adesso, e addirittura di punire, sanzionare tutti coloro che si fossero permessi, con un ruolo significativo, di criticare questa legge. Il risultato è stato quello della radiazione, a cominciare dal dottor Gava, per seguire al dottor Miedico, adesso alla dottoressa Lesmo, più altri che, oltre alla questione delle vaccinazioni, avevano anche altri argomenti per i quali sono stati messi sotto accusa. Comunque, la strategia è identificabile in un concetto espresso da uno dei più illustri sostenitori di questa legge, il dottor Burioni, che ha sostenuto che dal suo punto di vista la medicina non ha da essere democratica. Ora, io credo che già solamente questo concetto dovrebbe farci riflettere. Il nome stesso di medicina democratica dovrebbe dare a intendere che quando è nata ci si fosse resi conto che ce n'era un'altra, quella ufficiale, quella che ci veniva imposta, che non era adeguatamente democratica. E devo dire che in tutti questi anni i progressi sono stati notevoli, perché il nostro ordinamento ha introdotto una serie di concetti che al contrario hanno dimostrato come la medicina debba essere democratica, cioè debba rispettare quelli che sono i diritti dell'utenza, della popolazione, e non sono quelli, non solo i diktat dell'industria farmaceutica o anche delle istituzioni.
Comunque, al di là di questo, noi ci troviamo di fronte ad una legge che in realtà non obbliga a fare le vaccinazioni. È una legge che ricatta le famiglie, perché non c'è nessuno che viene e che ti prende il tuo bambino e che te lo vaccina in maniera coatta, forzatamente. Ma se tu non rispondi, non rispetti la legge, tu verrai sanzionato, pagherai un prezzo e sarai costretto a fare ricorso a delle strutture private alternative per poter avere un servizio relativo alla necessità di accudire i bambini, di farli socializzare, eccetera, perché quello pubblico ti verrà negato. Questa è la parte peggiore di questa legge, perché se fossimo stati in una situazione di emergenza, la legge in vigore già prima prevedeva la possibilità di agire coattivamente, ma doveva esserci una situazione di fatto tale che giustificasse questo provvedimento. Ora, evidentemente, poiché non si arriva alla vaccinazione coatta, vuol dire che questa situazione di fatto non c'è. Ma se non c'è, non è neanche giustificato l'obbligo. Per cui un conto è la raccomandazione, un conto è, perché sicuramente ci sono tesi a favore delle vaccinazioni che hanno una loro legittimità sostanzialmente, ma è l'obbligo che viene a mettere in discussione tutta una serie di aspetti che adesso non voglio approfondire, ma che sono importanti. Uno per tutti, la necessità di informare. Per qualunque tipo di prassi, di terapia, di intervento sanitario, la persona può scegliere che cosa fare, cosa non fare, ha diritto di essere informata, ha diritto di chiedere ulteriori informazioni, ha diritto di scegliere come, dove e quando applicare quel tipo di terapia, se lo ritiene interessante, meno che nel campo della vaccinazione. Allora, la risposta delle famiglie in generale, come dicevo, è stata forte. Non solo c'è uno zoccolo duro che non ha ceduto al ricatto e comunque ha deciso che non vaccinerà i propri figli o seguirà un percorso vaccinale diverso da quello che gli viene imposto, ma si è sviluppato proprio un movimento che ha coinvolto direttamente centinaia e migliaia di famiglie, di genitori, di mamme, che fino al giorno prima non avevano mai fatto politica, non si erano mai interessate di queste questioni, se non dal punto di vista sanitario, avendo un determinato tipo di orientamento. Ovviamente questo movimento così ampio e così eterogeneo ha creato anche qualche problema, ha avuto qualche problema, per cui dissapori, ingenuità, divisioni temporanee tra le varie associazioni, spazio a soggetti di dubbia sincerità, voglio dire, un movimento ha tutte queste caratteristiche e di conseguenza ci stanno anche contraddizioni, però ha anche avuto la capacità di unificare, mobilitare e raccogliere un concetto base intorno al quale portare avanti la propria vertenza, che è quello di rifiutare questo obbligo e di pretendere nello stesso tempo confronto, informazione, dibattito, studio, approfondimenti, raccolta dei dati, per cui in realtà questo decreto ha avuto anche un effetto boomerang proprio perché ha stimolato tutte queste cose qui. In questa situazione, e l'avevo anticipato, non abbiamo ancora il testo, però si sta creando una unità della maggior parte di queste associazioni che cercheranno di costruire, se ci riescono, una proposta di legge di iniziativa popolare che vada a modificare la legge 119, togliendo l'obbligo e introducendo un'altra serie di elementi facoltativi, ma soprattutto informativi, eccetera. La richiesta è quella che Medicina Democratica, una volta che verrà presentata questa proposta di legge, la analizzi innanzitutto per vedere se è congrua con i nostri principi, contribuisca a modificarla se lo ritiene e poi casomai se lo ritiene la sostenga. In tutto questo, il ruolo di Dario Miedico qual è stato? Dario aveva un'esperienza maturata nell'arco di circa 40 anni come medico legale che, oltre ad aver affrontato cause di ogni tipo, ha seguito anche centinaia di casi di persone, soprattutto bambini, colpiti da reazione avversa a vaccinazione.
Ora, poter dire che tutti quelli che ha seguito fossero effettivamente stati colpiti da una reazione avversa è difficile. Gli studi scientifici non sono molti, ce ne sono tanti, ma non sono sufficienti. L'industria non ha interesse a sviluppare questo tipo di ricerca e noi sappiamo quanto l'industria finanzi le ricerche e ovviamente finanzi nell'ottica dei suoi interessi e quanto invece la ricerca pubblica sia scarsa e poco finanziata. Comunque sia, il Dario ha potuto disporre di un osservatorio privilegiato proprio per questo ruolo, che lo ha portato a comprendere come nella maggior parte dei casi la conseguenzialità temporale tra la vaccinazione e l'effetto avverso fosse comunque molto più significativa di quello che i dati forniti dall'AIFA eccetera andasse a rilevare. Addirittura ha riscontrato come casi dove nelle aule dei tribunali era stato dimostrato, non scientificamente perché nei tribunali non si fa scienza, ma fosse stato dimostrato che ci fosse una probabilità estremamente elevata che quella reazione fosse effettivamente una reazione avversa, anche in caso di decesso non sono stati inseriti all'interno dei dati che poi vengono forniti. Ciò nonostante, la sua battaglia non è mai stata una battaglia contro le vaccinazioni, nonostante quello che dicono, nonostante le accuse che gli muovono. La sua battaglia è sempre stata una battaglia per la libertà di vaccinazione, che è una cosa diversa, legata sempre al fatto che non siamo in presenza di epidemie o di situazioni tali che possano giustificare questo obbligo. Ora, per questa coerenza e per l'impegno che ha profuso, e ovviamente lo dicevo non solo nel campo delle vaccinazioni, perché Dario è stato ha partecipato a decine di procedimenti anche nei confronti dell'industria quando inquinava, nei confronti dei lavoratori quando subivano un danno, nei confronti della cittadinanza quando si è opposta ad esempio a Savona con la centrale Tirreno Power per dimostrare la nocività dell'ambiente, ed è stato per questo querelato dalla Tirreno Power anche se ha vinto. Proprio per via di questo impegno era diventato un simbolo ed è stato uno dei primi a essere radiati. Però non è stato l'unico e sembra che su questa strada il sistema abbia, e soprattutto l'ordine dei medici, la FNUMCEO, abbia intenzione di proseguire. A questo punto la richiesta che io mi sento di muovere a Medicina Democratica è quella di proseguire nella battaglia che comunque ha già intrapreso a fianco del dottor Medico, sempre nell'ottica di non trasformare, di non accettare questa stupida contrapposizione vaccini sì, vaccini no, ma nel campo di una maggiore informazione, nel campo di una scienza che si interroga continuamente, una scienza che sa mettere in dubbio quelli che sono i principi che ha ritenuto validi fino al giorno prima, ma che non possono essere universali e soprattutto non possono essere imposti. Cioè la battaglia che Medicina Democratica ha sempre fatto per una scienza al servizio della popolazione. In quest'ottica, domani, come ho già anticipato nella documentazione, farò una proposta che porrò al direttivo, ma che pongo al congresso anche senza leggere oggi la mozione, che è quella di difendere, di dimostrare l'impegno che Medicina Democratica tutta mette a favore, a difesa del proprio medico attaccato in maniera così volgare, nominandolo presidente onorario e valutando a livello statutario se siano necessarie eventuali modifiche per poter costruire questa figura che all'interno del nostro statuto ancora non esiste. Vi ringrazio. Allora, l'avvocato Laura Mara, la figlia di Luigi Mara.